Su questo ovviamente aspettiamo, mi sembra che stiano usciti pezzi di notizie e quindi con rispetto, scusate il gioco di parole, questa inchiesta, aspettiamo e vediamo cosa dirà l'inchiesta e soprattutto come si svilupperà. Ecco, direi a tutti di usare la massima cautela perché stiamo parlando di un'inchiesta, non di una condanna. E quindi dobbiamo usare massima cautela. Abbiamo visto casi in passato dove persone che sono state sotto inchiesta, anche penso presidenti di regione, da destra a sinistra, penso a Errani per esempio in Emilia-Romagna, che dopo il tutto è finito con una sentenza che ha dichiarato che il fatto non sussiste. Per quello utilizzerei cautela e chiederei anche ai giornali nazionali di utilizzarla altrettanto, perché lo usare come una clave. Ogni inchiesta che si apre è estremamente pericoloso perché è una riduzione della democrazia del nostro paese. È giusto che le inchieste si siano se si ravvisano delle ipotesi di reato, ma sono ipotesi che devono essere confermate da una sentenza.